Bella torne posa, completamente nuda, per GQ Mexico. 20 anni ancora da compiere, Bella Thorne, nata Annabella Avery, è un'ex star di Disney Channel. I più, infatti, la conoscono come la Cece Jones di A Tutto Ritmo, o come la Ruth Spivey di My Own Worst Enemy. Definita da Glamour genuina icona di bellezza, Bella non ha mai avuto di paura di mettersi in gioco. E neppure di provocare. È la cover girl del numero di ottobre di GQ Mexico, Bella Thorne. Ed è super sexy. Ritratta senza veli per la celebre rivista, il suo show Teen Got non è in realtà una sorpresa. Chi segue la giovane attrice sui suoi profili social, già da tempo ha notato la sua disinibizione. Che la si ami oppure no, Bella Thorne è sicuramente vera. E non ha paura di dire ciò che pensa. Postando su Instagram l'immagine che la ritrae in copertina, scrive: "Ok, tutto questo non rende onore al mio colore, ma ne è valsa la pena. Perché in effetti, mora e col trucco marcato, l'attrice è quasi irriconoscibile". Lei, così estrosa, coi suoi capelli colorati a volte rossi e a volte fucsia. Sulla copertina di GQ Mexico sembra più grande, sicuramente più raffinata, senza rinunciare ad un briciolo di provocazione, il vestito, nero e lungo, è trasparente. E mette in mostra il suo seno. Ma è in realtà lo scatto del servizio fotografico che accompagna la copertina, quello che più di tutti ha mandato in visibilio i fan. Seduta su di una poltroncina in legno, con seduta imbottita bianca e verde, Bella Thorne è completamente nuda. La vestono solo degli altissimi sandali a stiletto neri, e un bracciale di diamanti. Questa volta, i capelli sono fucsia. Ma passano in secondo piano. L'attenzione è tutta per quel suo corpo meraviglioso, per le sue gambe affusolate, per la mano che copre il seno. Per la vita stretta, e il lato B perfetto. Bella Thorne che quest'estate è stata al centro del gossip per un flirt con l'ex di Kourtney Kardashian, Scott Di Zica ha approfittato di questo servizio naked per lanciare un messaggio dai suoi profili social. A commento dello scatto che la ritrae nuda, l'attrice commenta: "Ho espressamente richiesto che questa foto non venisse ritoccata, e lasciatemi dire che ho avuto le mie insicurezze in merito alla mia bellezza. È normale ed è umano. Magari vedete questa foto e pensate, oh, taci Bella, ma sappiate che ogni volta che qualcuno si guarda allo specchio non si vede come gli altri lo vedono. È perfettamente normale sentirsi insicuri, e bisogna accettarlo. Sinceramente, vorrei che tutti parlassero delle loro insicurezze, così che tutte e ogni persona sappia di non essere sola. Ogni volta che noi personaggi pubblici posiamo per un servizio fotografico, sapete anche voi che le foto vengono ritoccate. A me, invece, va benissimo se si vedono i miei segni dell'acne, una piccola ruga in mezzo alla fronte, i miei denti non perfettamente bianchi, le persone, così, possono guardare la mia fotografia e pensare che non sono perfetta". Molte celebrities non vogliono sottoporsi al giudizio del pubblico, ma io sono qui, e non sono assolutamente perfetta. Sono un essere umano, e sono vera. Quindi, fatevene una ragione. Perché, anche una foto nuda, può essere il pretesto per veicolare un messaggio dall'alto contenuto sociale.